possiamo osservare Millie molto più da vicino con il pulmino della biologia. Saltate su, lupetti! Sì! È ora di usare il raggio microscopico per... rimpicciolirci! Wow! Siamo minuscoli! Già, abbastanza piccoli da scoprire cos'è che rende Millie tanto borbottante. Ora, se guardate davanti a voi, potete osservare il cervello di Millie. Ogni volta che prova qualcosa, le sinapsi del suo cervello si accendono. Wow! Stando alla sua attività cognitiva, Millie sta facendo qualcosa di molto complesso. Adesso dove siamo? Adesso ci troviamo negli occhi di Millie. I gatti hanno una vista molto sviluppata per catturare le prede. E recettori nasali per fiutare le cose. E ovviamente corde vocali per fare le fusa. È buio qui! Oh, woof! Quelli cosa sono? Globuli rossi. Sono un po'... appiccicosi. Sì, servono a trasportare l'ossigeno nel corpo di Millie. Sì! E si muovono spinti dal cuore. E quando comincia ad agitarsi... il suo cuore batte più velocemente. E i suoi polmoni devono lavorare duramente per fornire più ossigeno al corpo. Ora comincia a riprendere fiato. Uff, 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 uff. Proprio così, Dagi. L'acqua che beviamo ha origine nel mare. Ah, il mare! È così grande! È blu! È ondulato! È bagnato! Sì! E così è questa l'acqua che beviamo, Dagi? No, Tag, non è pronta per essere bevuta. E quando sarà pronta, Dagi? Beh, prima il sole deve fare il suo lavoro. Il sole? Quando il sole riscalda il mare, piccole gocce vengono fuori e salgono verso il cielo. E indovinate un po' in che cosa si trasformano? Uccelli! No, Rolly, si trasformano in... nuvole! Uff! Wow! Guardate, lupetti! Siamo delle nuvole! Siamo così soffici! E leggeri! Ci muoviamo! Ma non si possono bere le nuvole, Dagi! Oh, wow. Hai ragione, Tag, ma dopo un po' di tempo le nuvole non riescono più a trattenere le piccole gocce e così le devono lasciare andare. Oh. E l'acqua ricade a terra. Ora siamo pioggia! Io adoro essere la pioggia! Tra poco faremo splash! Sì, Happy! La pioggia cade e forma... un fiume! Sì! Il fiume scorre giù per la collina! Sì! Tipo così! Sì! Splash, splash, splash! Oh! E poi l'acqua continua a scorrere dolcemente fino a raggiungere un lago. È qui che si trovano le balene? Oh, wow! Non rimbalzano sull'acqua? Oh, wow! O sulle meduse? Oh, wow! E gli insetti con i secchi? Oh, wow! E come arriva fino al rubinetto? Lo so io! Davvero, Rolly? Sì! Con una grande cannuccia! Beh, in un certo senso è così, Rolly. Cosa? Oh, uff, 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 oh, uff! Vedete, l'acqua viene risucchiata attraverso un grande tubo che va... su e giù, di qua e di là. Fino ad arrivare al... rubinetto! Wow, l'acqua è fantastica!
quello è Mercurio. Lì c'è Venere. Quello è Marte. E Giove. C'è anche Saturno. Sì, ci sono tutti i pianeti là fuori. Così tanto spazio per giocare. Sì! Dov'è il parco giochi spaziale, Dagi? Beh, non ci sono parchi giochi nello spazio, Lupetti. Piscine per bambini? Uff. Castelli gonfiabili? Uff. Case sugli alberi? Uff. Bagni? Uff. Ma ci sono un mucchio di altre cose. Cose fantastiche. Come la Via Lattea. È fatta di latte. No, Tag, è solo che sembra di latte. Ah, certo, la cintura di asteroidi. Sì! E le comete cosmiche. Magnifiche! Wow! E qui, vicino alla fine del sistema solare, c'è Plutone. Wow! E ora possiamo tornare a casa. Ma non abbiamo ancora incontrato nessuno. Ecco, nessuno sa se ci sia qualcun altro nello spazio, Betty. Ma non ci sono gli extraterrestri, i piccoli alieni verdi. Oppure quelli grandi viola. O quelli davvero strani. O quelli piccoli e carini. O quelli invisibili. Beh, lo spazio si espande in lungo e in largo, ma quanto sia esteso nessuno lo sa. Quindi potrebbero anche esserci altre creature da qualche parte. Guardate, è la Terra! Sì, Betty, è lì che viviamo. È minuscola! È rotonda! È stupenda! È perfetta! È ora di tornare a casa, Dagi. Guardate, quello è il mare! Un'isola! Montagne! Uccello! Mucche! Pecore! Milli! Il nostro circolo! Il bagno! Lo spazio è fantastico! Non sono stati bravi oggi i lupetti, Dagi? Ben fatto, Lupetti! Ora avete il distintivo del... Beh, passiamo al periscopio dei pesci jazzisti! Non se ne vedono molti da queste parti! Ah, sì! Guardate! Una splendida autostrada corallina! Non è stupenda, Lupetti? Lupetti? Fate attenzione con quei bottoni, Lupetti! Fermo! Non farti male, Roli! Non sono assicurato! Wow! 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 È bello vedere quanto ti piaccia, Tag, ma è un attrezzo piuttosto fragile! Bip. 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 No. Bip. Sei troppo vicino allo schermo, Bip. Happy. Bip. Questo è Bip. Il sonar. Oh. Bip. Il rumore Bip. Che emette il sonar serve Bip. A farci capire Bip. Se qualcosa Bip. Si sta avvicinando Bip. Troppo Bip. Al sottomarino. Qualcosa si sta avvicinando. Vediamo di che cosa si tratta. Sì. È un banco di pesci. Un banco di pesci? Guardate che strano oggetto. Che bello, è tutto colorato. Ciao. Voi chi siete? I lupetti. Che cosa fate? Stiamo facendo una gita con la scuola. Questo è il nostro insegnante, il signor Guppy. Off.
bello che vi siate fatti dei nuovi amici, ma forse è il momento di tornare indietro. Andiamo, lupetti! Salutate tutti, vi prego! Ciao, ciao! Ciao, ciao! E questa un tempo era una piccola creatura? Uff! Ed è molto vecchia? Oh sì, Roli, molto, molto vecchia. Ci vogliono milioni di anni per trasformarsi in un fossile. Oh. Ciao, Daddy! Abbiamo trovato un fossile? Oh, uff! Esistono molti altri fossili? Oh, sì, Norri. I fossili possono formarsi con ogni genere di creatura che abbia vissuto tanto, tanto tempo fa. Tipo quelle che vivevano nel mare e quelle che vivevano fuori dal mare. Quelle piccole che volavano o quelle grandi che camminavano. Quelle grandi che camminavano? Stai forse parlando dei dinosauri? Esatto, Betty. Esistevano dei dinosauri di ogni forma e dimensione. Un po' come noi. Visto? Questo è un Bettisauro. Un Norridattilo. Un Tyrannosaurolirex. Un Triceratoptero. Un Epigatore. E poi cos'è successo? Siamo arrivati noi! Sì! Delle caverne! No, Roli, lupetti delle caverne. Guardate, c'è Milly! No, quella è una tigre dai denti a sciabola. Guardate, c'è Ellie! No, quello è un mammut lanoso. Assomigliano tanto a Milly ed Ellie, ma sembrano anche tanto diversi. Esatto, Norri. Molte cose erano diverse tempo fa. Io ho fame! Dov'è la cucina? Beh, qui non esiste ancora, Roli. Ma come cuciniamo il cibo? Uff! Wow, gustoso! Tag ha acceso un fuoco! Sì, Tag, i lupetti delle caverne dovevano fare tutto quanto da soli. Costruiamo delle galerie! Noi abbiamo fatto una forchetta! Molto bene, ma i lupetti delle caverne non si limitavano a questo. Inventiamo altre cose ancora! Arte! Letto! Calcio! Ciotola! Palino! Ruote! I lupetti delle caverne hanno inventato cose nuove fino al giorno d'oggi. Ciao, Daddy! Che stai facendo? Oh, uff! Ma sono foglie! Daddy le colleziona. Ma qui ne manca una, Daddy. Uff! Quella è l'unica foglia che non riesce a trovare. A che cosa assomiglia? Quella foglia sembra un arcobaleno. Sì, Happy, quella è la foglia arcobaleno. È una foglia davvero speciale e molto difficile da trovare. Possiamo aiutarti a cercarla, Daddy? Au, au, au! Tenete gli occhi aperti se volete trovare quella foglia arcobaleno. Foglia arcobaleno! Oh? Ti dispiace? Mi scusi? Non era quella giusta. L'ho trovata! È questa la foglia arcobaleno, Daddy? Uff, uff! Oh. Uff! È una foglia tigre. Oh!
Oh, è pur sempre una gran bella foglia. Andiamo, continuiamo a cercare. Sì. E questa qui la foglia arcobaleno? Oh, wow! Quella è una foglia di palma, la più grande che abbia mai visto. Non credo che entrerebbe dentro al libro di Dagi. Oh, wow! Ancora nessuna traccia della foglia arcobaleno? Wolf! Foglia arcobaleno! Prendiamola! Dov'è finita adesso? Deve trovarsi qui nei paraggi. Da qualche parte. Si è fatto un po' buio. Che cos'è stato? Forse c'è un mostro! Oh, wow! Dagi ha ragione, Lupetti. Non esistono i mostri. Mostro! Oh, wow! È solo un mucchio di foglie. Non è un... Mostro! Oh, woof woof! Woof! C'è mancato un pelo! Woof! C'è giusto il tempo per un'altra cosa. Un Dagi abbraccio! Oh! Dagi abbraccio!